Ben ritrovati di nuovo su ReviewU, andiamo a vedere insieme questa lampada frontale pagata veramente una stupidaggine all'incirca 12 euro e presa su Amazon. La marca è Electorot, link in descrizione se siete interessati all'acquisto. Andiamo a vederla subito insieme. Allora, la lampada innanzitutto presenta questo elastico regolabile che non dà fastidio per niente una volta che la si posiziona in testa. Come vedete, adesso sono già andato a spoilerare quelle che sono le funzioni, potete andare a premere una volta e quando questa luce sarà blu, questo piccolo LED, vuol dire che sarete nella modalità accensione tramite sensore di movimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi passerete la mano davanti al sensore, la luce si accenderà, mentre quando ripassate sempre la mano davanti col sensore di movimento la luce si spegnerà. Questo serve quando avete le mani impegnate e ad esempio state pescando, state cacciando, state andando in bici e non potete quindi schiacciare al di sopra, ma basta un semplice movimento come adesso vi mostrerò e la luce si accende o spegne. Vedete, adesso è accesa, ripassiamo con la mano e adesso si spegne, si accende e si spegne. Veramente comoda questa funzione. Come vedete, c'ha questi LED principale al centro e poi sensore e altre due lucine. Dati tecnici ve ne dico subito, vado a leggere direttamente dalla scheda del venditore. Abbiamo comunque il corpo in plastica elastico, un LED bianco più due LED rossi perché emette anche una luce rossa, tempo di ricarica 2 ore e vi dura veramente 3-4 ore, ma io provandola mentre pescavo vi dico che ha fatto tranquillamente una notte di pesca senza problemi. Vi dico anche che il peso è leggero, siamo sui 70 grammi neanche, quindi non pesa in testa. E la cosa anche interessante è il fatto che si può inclinare fino a 40 gradi, quindi potete veramente adattarvi l'inclinazione come preferite. Al di sopra i tasti, adesso andiamo a schiacciare, questo è il tasto senza appunto sensore di movimento, come vedete schiacciamo un'altra volta. Avete una luminosità media, schiacciamo un'altra volta, abbiamo la luce che lampeggia, schiacciamo un'altra volta e ovviamente si spegne. Quindi molto interessante il fatto che si possa regolare l'illuminazione e vi assicuro che la potenza luminosa è notevole, è veramente notevole, vi permette di illuminare molto bene e se la volete appunto tenere anche in macchina è utile quando magari vi trovate in panne o la notte avete bisogno di una luce di emergenza, questa fa veramente al caso vostro. Poi c'è anche la possibilità di schiacciare la modalità luce rossa che vi permette, adesso fatemi vedere com'era, ecco, si deve premere per 3 secondi questo tasto e come vedete ci sono i due LED rossi, luce rossa che vi permette in questo caso di quando andate magari a caccia o per non spaventare i pesci mettete questa luce rossa ed è pensata per questo, quindi schiacciate 3 secondi e poi potete anche schiacciare una volta e lampeggeranno le luci rosse, questo magari come luci di emergenza nella macchina. Calcolate, adesso sono comunque con un'illuminazione quindi non rende neanche troppo, però fa il suo lavoro, mentre appunto questo tasto qua con il simbolo del wifi serve per la modalità che vi dicevo dell'accensione con sensore di movimento. Quindi adesso è accesa e adesso si spegne. Bene, link in descrizione, lampada economica che fa il suo dovere, soddisfatto, ne ho preso infatti due, una anche per riserva, cavetto di ricarica per ricaricarla tramite micro USB incluso, come vedete si apre ed è anche
ermetico, quindi permette di proteggerla da schizzi d'acqua e dalla pioggia. Ovviamente non immergetela nell'acqua, però c'è anche lo sportellino ermetico. Per questa recensione è tutto. Se avete altre domande non esitate a pormene. Vi aspetto alla prossima review, link in descrizione con la lampada.